Milano e adesso presentiamo qua l'Augusto. Perché? Perché contrariamente al primo volume del Botteghe Milano, che contenevano solo, se non sbaglio, botteghe storiche della città di Milano, quest'anno questi signori autori che vi parleranno hanno inserito nel libro anche quante botteghe di Augusto? No, 9 botteghe di Augusto, insieme ad altre botteghe della Lombardia particolari. Ma diciamo che Augusto fa un po'. Siamo l'avamposto Bustocco. Ok, che voglio dire molto Bustocco. Beh, ma la contaminazione è la cosa più bella, no? Tra l'altro abbiamo a Milano abbiamo un Collini che è una delle più antiche ferramenta, eccetera, che si chiama Collini.